Simone Dima, sono laureato in giurisprudenza, un praticante legale e sono un amministratore del comune di Melendugno. Oggi ci troviamo all'ennesima giornata di reiterazione di un'attività che con ogni probabilità potrebbe essere evitata. Segna proprio il menefreghismo da parte di una multinazionale che, nonostante la contrarietà di un territorio, di una popolazione, e continua a reiterare queste attività piuttosto che valutare la possibilità di non realizzare proprio quest'opera e di fermarsi, tenendo conto che le popolazioni locali appunto sono contrarie. Viviamo ogni momento in una situazione molto particolare perché non sappiamo, perché non ci vengono fatte comunicazioni in relazione alle attività da svolgere. Noi siamo accanto ai cittadini e continueremo ad esserlo sempre, perché non si tratta di né di sindrome di NIMBY né di altro, ma di un'opposizione consapevole, in quanto riteniamo che l'impatto di un'opera del genere, che riteniamo inutile in quanto il fabbisogno di gas a livello nazionale è al di sotto di quelle che sono le aspettative, e lo riteniamo inutile all'interno di un territorio che ha una vocazione turistica, che ha praticamente punta sul turismo, punta sull'agricoltura, e di conseguenza riteniamo che quest'opera non debba essere realizzata né qui né altrove, in quanto riteniamo che la strategia energetica italiana è una strategia obsoleta, che è una strategia fatta tipo 20-30 anni fa e che di conseguenza va ad evidenziare un'impostazione sbagliata, perché non si può pensare di poter continuare ad investire sulle fonti fossili, ma bisogna investire sulle fonti rinnovabili, quali l'eolico, il solare, e noi dobbiamo puntare a cercare di tutelare l'ambiente in totale, e quindi di conseguenza puntiamo anche sul clima, tant'è che la regione Puglia è la regione in Italia che ha una maggiore produzione di rinnovabili. E lei personalmente come la vede questo conflitto? Guardi, la mia posizione è una posizione di delusione, una posizione di delusione nei confronti dello Stato. Parlo da giovane, perché io ricordo un anno e mezzo fa, 2 anni fa, quando ci fu la conferenza per l'autorizzazione del gasdotto a Roma. Infatti io sono convinto che quest'opera, al di là di tutto, dicono di volerla realizzare ma non riusciranno a realizzarla, perché nonostante tutto, come vedete, cittadini, giovani, genitori, padri di famiglia sono qui a difendere il proprio territorio. Va bene? Grazie mille. Figurati.